sfruttiamo le colature, o glielo diamo senza ombra, senza vene, in maniera tale che veramente rimetta in moto l'economia di questa città, o altrimenti serve a poco, rischiamo la continuità e questo appunto non serve. Posso dire, per come io conosco il sindaco di Formia e per le riflessioni, le considerazioni che spesso ci scambiamo, pur restando nella diversità di opinioni tante volte, non è un mistero, che questa consapevolezza di essere classe dirigente c'è, che è, diciamo così, determinato ad andare avanti, poi vedremo, insomma, però con questo assunto, cioè se siamo veramente classe dirigente in grado di dare a questa città un futuro sicuro, certo, che cambi tutto, senza aspettare che poi ci siano rivolgimenti, capovolgimenti, perché in questo momento fare il Colosseo in cui tutti quanti vediamo alla piazza, basta, vanno via tutti, eccetera, eccetera, significa solo aumentare la confusione e non risolvere i problemi. Penso che se tu possa... Vabbè, allora, innanzitutto voglio ringraziare Francesco per le parole, insomma, e anche per la fiducia che mi è stata comunque riconfermata anche in questa fase complessa da tutto il circolo al quale, insomma, io comunque nel quale io ho iniziato nella militanza e ancora oggi la svolgo. Voglio ringraziare anche i membri del gruppo consigliare che mi hanno dato fiducia per questo anno e li voglio ringraziare perché con loro, con molti di loro, si è instaurato un buon rapporto fattivo, abbiamo lavorato sulle questioni, abbiamo fatto anche insomma, qualcosa di positivo e quindi gli devo riconoscere insomma, il lavoro che hanno svolto e la fiducia che hanno riposto nei confronti. La decisione di mettermi da capogruppo, come diceva Francesco, è stata una decisione che ho maturato, diciamo, in solitudine, anche se ho condiviso tutti i miei ragionamenti con questo circolo nel quale, insomma, come dicevo, io milito, con il quale condivido un percorso e anche con i membri del gruppo consigliare. A cosa servono queste dimissioni? Non so se ricordate, io ho esordito in consiglio comunale con un discorso per cui il ministro forse era anche un po' troppo, come si chiama, pesante, no? Che c'era una forte assunzione di responsabilità. Io in quell'occasione dicevo che la città aveva bisogno di risposte, insomma, questo è sotto gli occhi di tutti, che la città si trova in grandissima difficoltà, che abbiamo bisogno di cambiare completamente il percorso che si è in qualche modo intrapreso negli ultimi addirittura decenni e che non era finito il tempo dei galleggiamenti, dei traccheggiamenti, che o si davano risposte o insomma era inutile stare lì. Quindi a distanza di un anno mi sono reso conto e questo non è che mi sono reso conto all'improvviso, ma insomma è stato anche oggetto di varie discussioni, confronti che ci sono sempre stati comunque, che era arrivato il momento di rilanciare, perché rispetto a tutto quello che sta accadendo, anche alle inchieste che stanno venendo fuori, se noi fossimo stati in grado di dare delle risposte, così come ci eravamo assunti la responsabilità di farlo, probabilmente oggi si parlerebbe d'altro, oppure si parlerebbe ancora di questi argomenti, ma in un modo diverso. E invece è proprio di fronte a quello che sta venendo fuori, a comunque un'immagine di questa città che comunque non fa piacere a nessuno, innanzitutto a tutti quanti noi come cittadini, a prescindere dal ruolo che ricopriamo, dall'altra parte c'è comunque insomma un'immagine di un'amministrazione che fa fatica, che insomma un'amministrazione che molto spesso è occupata a dover dirimere i conflitti interni piuttosto che risolvere i problemi della gente. E questo penso che sia un percorso che noi non possiamo più sostenere, non possiamo rimanere lì cercando di fare il nostro compitino, ma come si dice, no, quando c'è una situazione straordinaria si risponde con azioni straordinarie. E io queste azioni straordinarie fino ad oggi non le ho viste. Per questo penso che se noi vogliamo uscire da questo pantano nel quale ci troviamo tutti quanti, dobbiamo rilanciare la relazione amministrativa, dobbiamo rilanciare
nei comportamenti, dobbiamo capire che non è sufficiente rispettare le regole, ma è necessario dare l'esempio. E quindi dare la prospettiva alla città, una prospettiva, dare la possibilità al cittadino di rispecchiarsi, di rivedersi in un'azione amministrativa che sia rivolta nei suoi confronti come cittadino di Formia, non perché casomai insomma, è legato da rapporti di amicizia con qualcuno piuttosto che qualcun altro. Dobbiamo dimostrare che i cittadini sono tutti quanti uguali, non ci sono cittadini di serie A, serie B, l'abbiamo fatto in parte, ma dobbiamo farlo ancora meglio. E dobbiamo spingere sull'acceleratore, questa è l'unica cosa che ci resta da fare. Se siamo in grado di farlo, bene, se non siamo in grado di farlo, io non sono disponibile a comunque rimanere in un qualcosa che sta lì a galleggiare. Quindi comunque continuerò la mia azione politica, io non prendo le distanze da questa maggioranza, lo diceva Francesco, anche perché comunque io ho contribuito a costituirla con il mio impegno durante le elezioni, sapevamo incontro a che cosa andavamo, sapevamo che non sarebbe stato un percorso facile, ma questo non significa che una volta insomma appoggiato e sposato un progetto, se si vede che quel progetto sta naufragando bisogna rimanere in silenzio e aspettare che naufraghi. No, se si crede in quel progetto, io ci ho creduto e ci credo ancora oggi, perché il programma che insomma noi abbiamo messo in campo è un programma che in larga parte anche riceveva le istanze che noi avevamo portato davanti durante tutto il nostro percorso, il percorso delle primarie, però insomma il programma non può rimanere lì come, come dire, carta, esatto, o manifesto, ma c'è bisogno poi di attuarlo giorno per giorno. Quindi se questo sarà lo spirito che spingerà l'amministrazione, io sarò il primo in prima linea, come l'ho sempre fatto quando ho creduto nei percorsi che stavamo portando avanti. Io ho creduto e credo ancora oggi nella società municipalizzata, faccia parte del nostro programma, è una nostra idea, forse anche questo poi oggi dove ci sono, dove si perdono un po' gli orientamenti, l'orientamento politico, dove i valori di una volta insomma in qualche modo vengono messi in discussione, io penso che oggi parlare di pubblico e parlare di pubblicizzazione di quelli che sono i servizi fondamentali possa essere qualcosa di sinistra, e noi lo dobbiamo dimenticare con forza. Io per questo ci credo e mi sono speso in prima persona durante tutto quanto l'iter di approvazione dello statuto e del piano industriale e di quant'altro, così come credo che sia importante dare a questa città uno strumento urbanistico. Il piano regolatore che ho visto insomma ultimamente, perché abbiamo lasciato insomma, diciamo così, l'assessore e l'ufficio tecnico insomma, a lavorare in serenità, ho visto il piano regolatore, è un piano regolatore che secondo me dà una prospettiva a questa città, si può fare di più sicuramente, stiamo puntando nella fase iniziale, quindi insomma se ne discuterà, però le prime immagini che vengono fuori si indirizzano insomma in quel percorso che noi avevamo detto. Dicevo che forse si potrà fare qualcosa di più, anzi si farà sicuramente qualcosa di più, però insomma di questo parleremo quando sarà il momento opportuno. Questo. Volevo chiederti, tu sei dimesso da capogruppo del PD, ecco, hai parlato, hai detto anche, discusso con questo circo, ma cioè, con tutto il PD, con tutta l'organizzazione, oppure... Ho parlato con i membri del gruppo consigliare, ho detto questo, allora, secondo me io mi sono lanciato in questa esperienza anche volendo dare un segnale di cambiamento anche rispetto a quelli che sono i comportamenti e i percorsi della politica conosciuti fino ad oggi. Io ho detto, molto spesso capita che le dimissioni vengono annunciate e poi non vengono mai date. Io invece prima ho preso la decisione, l'ho presa in solitudine, ma confrontandomi e parlando di quelle che erano le mie perplessità con tutte quante le persone, una volta presa la decisione ho parlato con i membri del gruppo, gli ho palesato le mie perplessità, dopodiché l'ho protocollata e l'ho presentata al sindaco, al quale l'ho data personalmente, anche lui manifestando le mie perplessità, che lui tra l'altro già conosceva, perché insomma non è che la prima volta che ci confrontiamo su questi temi, e quindi a quel punto insomma le ho presentate e le ho
parlavi di perplessità, e quali sono? Quello che ho detto, le perplessità fondamentalmente sono riportate tra l'altro nella mia lettera di dimissione, che poi ho pubblicato anche perché c'erano tante relazioni, insomma, in qualche modo volevo che venisse fuori quello che veramente è quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Cioè, qui non c'è una questione di mal di pancia o di qualche richiesta o quant'altro. Ho preso atto e penso, insomma, che come me anche le persone che mi stanno vicino e che comunque mi hanno riconfermato la loro fiducia, che l'azione amministrativa non sta dando i frutti che noi speravamo. Siamo, l'ho sempre detto, una coalizione variegata, ho sempre parlato di coalizione variegata, nella mia lettera ho parlato di ammucchiare in forme, chiaramente provocando e facendo capire che la prima cosa per rispondere alle istanze che noi oggi dobbiamo affrontare, bisogna essere squadra. Noi ancora oggi non abbiamo trovato con la manca, ma necessario per essere squadra. E quando si parla poi, anche se per assurdo, fondamentalmente oggi siamo quasi tutti del Partito Democratico, cioè sono rimasti 3-4 persone sulla maggioranza che non hanno aderito al partito, che hanno altri percorsi. E questa è la contraddizione che vedo più forte, questa discussione che sicuramente faremo all'interno del partito e che porteremo all'interno del partito. In questo contesto poi hai parlato di azioni straordinarie. Cioè, azioni straordinarie, risposte straordinarie. Guarda, ti faccio un esempio, perché noi tutto quello che sta venendo fuori ci fa quasi apparire come un'amministrazione che in qualche modo non abbia fatto completamente nulla in questo anno. Non è così. Allora, azioni straordinarie, ti dico, noi adesso stiamo affrontando il problema delle sale slot alla ludopatia. Come si affronta? Sposta il tuo telefono, se no. Ah, scusate. Come si affronta un tema del genere? Secondo me si affronta come l'abbiamo affrontato, con il regolamento anti-slot che ha ricevuto il plauso di tutte quante le associazioni, un regolamento forte, abbiamo fatto una scelta politica e una scelta importante, perché abbiamo deciso anche di andare a toccare quelle attività che già oggi esercitano questo tipo di attività di commercio. E quindi facendo una scelta di campo, lì anche mettendo fuori dalla porta le nostre anche professionalità come avvocati, noi non abbiamo pensato a tutelare il comune da quelle che potevano essere possibili cause, cose eccetera, abbiamo fatto una scelta, abbiamo messo sul piatto della bilancia, da una parte gli interessi economici degli esercenti, che comunque in un momento come questo di crisi dobbiamo tenere presente, e dall'altra parte la salute delle persone, abbiamo scelto per la salute delle persone. Questa è politica, secondo me, queste sono scelte coraggiose, che si prendono e poi si portano avanti, anche a rischio di sapendo che questa amministrazione dovrà far valere queste ragioni anche nelle sedi opportune, quando ci saranno i ricorsi al TAR, perché noi crediamo fortemente in questo. Queste sono le risposte straordinarie, non sempre riusciamo a dare. Non è presente l'assessore Rack, ma quali sarebbero i motivi che hanno spinto a dimettersi dall'incarico? Io questo non posso veramente rispondere perché insomma, non è presente, quindi insomma, aspetterà poi a lei quando tornerà a dire quali sono le sue ragioni. Insomma, quello che mi sento di dire è che chiaramente insomma, lei penso l'abbiate conosciuta, la conosciuta la città, con il suo impegno, la sua dedizione e come io ho vissuto insomma, e vivo queste difficoltà, non penso che lei sia al di fuori della stessa, anzi forse chi oggi ricopre un ruolo da assessore, quindi sta ancora più dentro, è a contatto con la gente, sente insomma anche le difficoltà della gente, come se fosse difficile rispondere, forse lei ancora di più ha sentito l'esigenza di lanciare un grido d'allarme, nel senso imbocchiamo la strada giusta. Hai usato delle espressioni forti nella lettera di dimissione, tipo la casa di vetro che non esiste, insomma, ovviamente sembra quasi che parlasse una dell'opposizione. Allora, voi conoscete il mio percorso. Io ho iniziato in forte contrapposizione con chi aveva fatto politica, ancora oggi la fa, che aveva fatto politica fino a quel momento quando si trattava di fare le lunare, e non era una contrapposizione figlia del nulla, era una contrapposizione che richiedeva appunto il cambio delle pratiche. Oggi il mondo è cambiato, questo insomma è sotto gli occhi di tutti,
e secondo me non si può continuare a interpretare un momento diverso con degli schemi che comunque in qualche modo diciamo, vengono mutuati da un'altra realtà e calati su quello che oggi dicevo è completamente cambiato. Quando parlo di casa di vetro, quando parlo di trasparenza e linearità, quello che ho detto prima, cioè oggi non è sufficiente rispettare. E non riguarda solo l'amministrazione, sottolineiamo. Certo. No, poi... quello che non si coglie è che maggioranza e opposizione non si strutturano in un contesto diverso, ma si strutturano in una condizione che è quella culturale, sociale di questa città, che esprime questo sistema spesso clientelare. Quando si chiede anche all'amministrazione delle cose che allora sta roba, io non farei una divisione netta neanche con quelli che hanno alimentato il sistema clientelare di potere. Ecco perché quando tu dici ma queste sono cose che dovrebbe dire l'opposizione, va bene? Allora io non, cioè l'opposizione che oggi è opposizione, ma che viene fuori, come dire, la responsabilità maggiore dalle intercettazioni e dalle indagini che si stanno facendo, insomma, dico, il centro-sinistra ha amministrato Formia anche per tanti anni. Ora, queste discussioni le abbiamo sempre dovute fare. A Formia si ricorda il primo mandato di Santo Bartolomeo come una sorta di rinascimento. Poi dopodiché sono ricominciate delle cose che... perché evidentemente poi sulla barricata della trasparenza, del disinteresse personale, eccetera, poi è un po' tutta la città che non ci sta. Allora, la battaglia vera è questa. Cioè, oggi si dice classe dirigente per cambiare anche questo sistema. Però capite bene che quando tu hai 5 dirigenti su 7, che tu oggi non è facile. Cioè, questo è il punto. Perché a me se non concesso che tu oggi volessi andare anche ad una momentanea sospensione delle funzioni, va bene? Tu devi avere, come dire, le seconde file che stiano le condizioni per titoli, per tutto quello, da poter ricollocare a fare dirigente. Ammesso che anche lì la testa sia della democrazia ateniese, non so se. Che altrimenti non ci spieghiamo, perché sembrerebbe quasi dire, vabbè, però che la maggioranza non va, questi sono, li leviamo, mettiamo in opposizione. Ve lo dice uno che dentro l'amministrazione c'è stato, conosce la storia di questa città. E ripeto neanche quel passo della lettera di Ernesto. Sulla casa di. No, dicevo, voglio dire, c'è anche il fatto di una maggioranza che di cui fa parte nel consiglio, nell'esecutivo, insomma, un gruppo di persone che insomma si sa che tipo di personaggi politici sono, quindi anche questo penso che sia uno dei mali. Ma allora, guarda, io voglio dire una cosa, insomma, anche quello che diciamo... Parlare anche dei contrasti, di altri, insomma, penso che anche questo... Quando Francesco parlava prima, oggi abbiamo questo partito che ha una capacità, una forza attrattiva incredibile, insomma, io quando sono entrato... il Partito Democratico stavo fino a quasi ai minimi storici, la gente diceva che sei pazzo, ma che stai andando, insomma. Però io l'ho fatto per un'idea, io mi sono iscritto al Partito Democratico per un'idea, perché credevo in questo partito come ci vedo ancora oggi. Allora io non sono contrario oppure non solo per mettere le barricate o dire guardate, insomma, non tutti possono venire con noi, non è questo il punto, bisogna capire perché vengono. Questa è un'altra cosa. Allora, se noi riusciamo a trovare una marca rispetto a delle questioni e nel caso dell'amministrazione rispetto ad un programma che comunque abbiamo costruito con fatica, perché poi guardate, cioè, quando si dice no, condivisione, la condivisione è faticosa, è molto più facile prendere una decisione all'interno di una stanza da soli, in due o tre persone, in un conciliato, invece parlare con le associazioni di categoria, e parlare con gli imprenditori, parlare con i semplici cittadini è una fatica veramente titanica. Però allora, se si intraprende la strada, sicuramente, però se si intraprende la strada, si fa con coraggio, si sa che ci si deve fare, scusatemi, a chiarimento della domanda che poneva Sandro, no? Allora,
il punto non è, diciamo, di dare un giudizio delle persone. No, cioè, parliamo di concetti, no? Io non sono mai stato centrista. Perché ho sempre ritenuto, no, che il centro, perché il centrista, cos'è, un luogo geografico? No. È una scelta culturale, mondiale, politica, cioè di chi vince sempre, di chi probabilmente, vuol dire, assume quel tipo di profilo che gli consente di, io sono sempre di sinistra, cioè ho avuto una concezione alternativa alla gestione, ai metodi di governo all'epoca della Democrazia Cristiana e poi dei centristi. Si dice autonomi di centro, cioè siamo autonomi anche rispetto al centro, è un'iperbole del centro, non è capito che significa. Allora, sta roba non è che perché non c'è più il PC, c'è poi il Partito Democratico, che per carità, partito aperto, addirittura si aderisce con perfino online e compagnia bella. Abbiamo, come dire, messo da parte questi parametri dell'adesione ad un partito e alla vita politica, che l'ha spiegato bene anche lui, che è fatto di fatica, di sacrificio, dove tu devi molto comprimere quello che può essere l'interesse di parte, altrimenti non puoi essere forza di governo. Avresti perso le elezioni. Allora, il punto si ripresenta proprio tu, cioè classe dirigente. Classe dirigente vuol dire quello che noi stiamo tentando di dire. Ci riusciamo? Ci riusciamo. Non ci riusciamo? Vabbè, vuol dire che qualche altro deve dimostrare di essere classe dirigente e non scrive solo sul blog. Perché là uno se mette lì, scrive, ma tu incontra i commercianti, incontra gli artigiani, quelli del quartiere del Scacciacalli, quell'altro della mia, quella è perché sotto casa io ho una buca e tu. Oh! Cioè, certo. Una domanda specifica, ti ho dare atto che il no, vabbè, io insomma stavo completando, quindi cioè quello che dico, se si trova un'amalgama con quelle che sono persone anche dell'esperienza politica differente sulle questioni, perché a noi interessano le questioni, a me, insomma, se dobbiamo risolvere i problemi della città, se riusciamo a trovare un'amalgama, una condivisione con altre forze che insomma, vengono, o altri personaggi che vengono da altre politiche, nessun problema. Ma come dire, gli accordi si trovano sulle questioni, su come risolvere i problemi. Quando invece non è così, chiaramente insomma poi non si è efficace nell'azione amministrativa. Quello è il problema. Soprattutto se poi questi sono provengono dal giro di Walzer piuttosto. È una scelta anche molto ampia, non un solo giro, ma insomma. Se era possibile, volevo prendere spunto perché poi me ne dimentico, sì, da quello che aveva detto Francesco. A me in questo, poi in questi due giorni, no, mi sta capitando una cosa strana, perché allora ti rendi conto, mi sono cominciato a rendere conto che scopro l'acqua calda, che può diventare delinquente o brava persona da un giorno all'altro, a seconda di quello che fai. Allora fino a qualche l'altro ieri, siccome insomma non stavo lì, facevo valere, insomma, non è che adesso è stata questa zona di testa e che prima non stavo lì a dormire, a non fare nulla. Io ho scritto bene la mia lettera, io comunque mi sono impegnato fortemente per portare avanti il progetto. E non ero delinquente prima e non sono santo adesso, cioè sono sempre la stessa persona che ho portato. E allora, ecco, anche da questo punto di vista, quando si parla di responsabilità, ecco, io vorrei che questa responsabilità fosse un po' di tutti quanti, anche di quelle forze politiche che oggi all'esterno puntano il dito e a seconda di quello che fai dicono tu sei bravo, tu sei cattivo, eccetera eccetera. È molto facile, soprattutto non ci dimentichiamo una cosa, che siamo innanzitutto tutti cittadini formati. Adesso che viene fuori che hanno dentro i fusti verrosi, cose non ci sono, ma è il danno alla città, è il danno alla città. Chi lo paga? Cioè, ma vi ricordate per quanto tempo sui blog, sui siti e le forze di opposizione all'esterno parlavano di della terra dei fuochi, che creavano un problema di terra dei fuochi? Scusate, adesso che succede? Qualcuno accusava anche Bartolomeo di essere stato responsabile della crescita dei tumori perché non avrebbe
non avrebbe controllato quello che succedeva nella, nella cava di Venezia. Se no, questo è peggio del Colosseo. Sono cose gravissime. Allora, allora, queste sono le cose gravi, perciò dico, qui ci sarebbe bisogno, non so, di una presa di coscienza un po' davanti di tutti quanti, renderci conto che la strada dentro è unica per tutti. Non è che se tu vai male, oppure tanto peggio, tanto meglio, non è una cosa che possiamo accettare, perché il tanto peggio tanto si riversa sulla pelle della gente. Noi stiamo giocando con i cittadini, con i bisogni, le esigenze dei nostri cittadini. Allora, se forse se noi rassereniamo un po' anche il clima e ci rendiamo conto che l'obiettivo è un obiettivo comune, probabilmente insomma riusciamo anche a superare quelle differenze che poi sono ostacolo a tutto quello che dobbiamo fare. Hai appena citato insomma quelli che sono gli umori dei gruppi, dei movimenti, dei partiti all'interno e all'esterno. Non temi che ancora una volta ci sarà qualcuno che avrà da dire, ecco, quando hai commentato i primi fatti di cronaca in cui hai detto di essere garantista e allo stesso tempo né l'uno né giustizialista, adesso ti dimetti da capogruppo però esprimi grande fiducia contro l'amministrazione, non temi che per l'ennesima volta le persone pensino che il movimento, ovviamente non, persone, non soltanto le persone di genere, tu abbia una situazione... Esattamente. Allora, è chiaro perché che la cosa che sì, ti sì, 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 è chiaro insomma, che l'interpretazione è un po' pretestuosa, se l'obiettivo è soltanto quello di buttare tutti a mare, ma sicuramente insomma, è così, è facile anche leggerla in questo modo. Però io penso di essere stato coerente perché tempo fa ho detto, così come lo confermo adesso, che comunque bisogna essere garantisti, perché non ci dimentichiamo che abbiamo vissuto anche dei processi per il passato, ma non soltanto a livello locale, a livello nazionale, dove poi dopo un po' di tempo si è scoperto che, insomma, che in realtà quello che era venuto fuori non era poi così. E quindi comunque insomma, non ci dimentichiamo che dietro alle richieste di invio, all'imputazione, all'accusa, comunque ci sono delle persone. Quindi questo richiede necessariamente di affrontare tutte queste questioni con un minimo di serietà. Quindi non si può non essere garantisti nel momento in cui si parla soltanto di voci, perché quando ho fatto quella dichiarazione c'erano delle voci, ancora non si sapeva, però allo stesso tempo non si può nemmeno aspettare che sia sempre la magistratura a fare pulizia. Allora, quando dico che oggi, quando si parlava di casa di vetro, io a questo mi riferisco, oggi bisogna alzare l'asticella dell'etica. E questo sta a significare che la politica deve essere anche in grado di fare pulizia al suo interno da sé, senza aspettare, ma comunque su fatti che in qualche modo possono far percepire, capire qual è la realtà. Per esempio le intercettazioni che stanno venendo fuori ti danno oggi un quadro e cominciano, ti possono dare anche la possibilità di tirare un giudizio politico. Dopodiché la responsabilità penale, la responsabilità civile non dipende da noi, quella è qualcosa che la deve fare la magistratura contabile, la magistratura penale, chi è competente. Noi dobbiamo dare un giudizio politico sui comportamenti. Punto. Posso dire più di un fatto? Sì. A me pare che ci sia in tutto questo livello di analisi anche politica. Nel senso che oggi la politica si illude o illude, o ci illudiamo, che sia il potere. Il potere è altro. C'è uno dei problemi di questo paese, è altro. Al Parlamento fanno 682 leggi e mancano i livelli attuativi. L'amministrazione ha delle idee e poi per metterle in pratica ci vuole uno strumento per metterle in pratica. E anche dall'intercettazione, cosa ci vuole? La malattia dello strumento, cioè il potere in realtà è dello strumento, non è più della politica. Poi c'è la politica che si adatta, si adegua, si adatta e utilizza lo strumento anche a finire, e c'è la politica che entra in scontro con questo e quindi nasce anche la delusione, perché nasce dalla impotenza. Io mi ricordo sempre Pietro Lenni, non lo ricorderà, ci dobbiamo entrare nella stanza del bottone. La stanza dei bottoni, entrò nella stanza dei bottoni, schiacciava i bottoni e non succedeva niente, perché non basta stare nella stanza dei bottoni, c'è pure poi la trasmissione della realizzazione delle cose che uno vive. Io vedo che il difetto più grosso è quello che dobbiamo affrontare in questo paese e in questa città, è la macchina amministrativa, che è diventata un potere.